Over the Sky, Enrico Zoi. Siamo in compagnia di Corinna Pugi, presidente della Commissione Servizi Sociali del quartiere 4 di Firenze, alla quale chiediamo che cosa rappresenta per il quartiere e quindi per la comunità che il quartiere rappresenta questa bella realtà del presepe ai bassi e della grande parrocchia che le sta alle spalle. Buonasera, devo dire che in realtà tutto il nostro territorio siamo fortunati perché abbiamo un sacco di realtà parrocchiali molto attive e presenti su questo territorio. Questa in particolare, con la quale ormai collaboriamo da anni, sia per la raccolta alimentare che con il centro d'ascolto e anche con questa grande istituzione del presepe, che rappresenta un po' la tradizione, quindi siamo anche felici ogni anno di rilanciare comunque questo presepe che rende famoso il quartiere in tutta la città e anche poi all'esterno, ma anche perché rafforza un po' queste tradizioni che ancora oggi, diciamo, devono essere, forse oggi più che ieri, devono essere un po' sottolineate. Noi questo presepe, che è importante anche perché è fatto di generazione in generazione in maniera artigianale, credo che questo sia davvero il valore aggiunto di questo presepe rispetto magari a tanti altri che sono comunque importanti, ma anche perché questo presepe viene preso non solo, cioè non viene visitato solo nel mese invernale, ma con le persone che poi lo fanno e quindi lo realizzano, è stato anche partecipe, diciamo, il protagonista della giornata l'11 aprile scorso, La Bella Età, una giornata promossa dalla Commissione Servizi Sociali intergenerazionale, nonni, nipoti, rivolta anche agli anziani del nostro quartiere, in cui proprio il presepe dei Bassi ha portato un pezzo di presepe e ha mostrato alla cittadinanza tutto il lavoro che c'è dietro, il lavoro di studio, il lavoro di analisi, e per cui credo che questo sia un valore aggiunto che va oltre il Natale, il periodo natalizio.